Meridiana Etna Socer si presenta con diverse defezioni nella seconda uscita stagionale, con una da recuperare a Vizzini rinviata per avverse condizioni meteo nello scorso weekend. Out Torrisi, Leo e Gadalla, Carbonare Platania in partenza dalla panchina, Azzammataro, Ecora, Sinatra, Nicolosi e Anastasio scelti dal tecnico Ivan Narcisi, il compito di sostituirli per il derby catanese con la cantera. Lampo stampo l'1-0 della Meridiana, i Reds dall'out con Ecora. Una deviazione difensiva ospite si trasforma in assist volante per Giuseppe Cangeri, che con freddezza controlla e scarica a rete dopo 5 minuti. Si infiamma il Seminara per il vantaggio dei padroni di casa. Subito una partita in discesa, potrebbe essere l'anteprima di una pioggia di gol come la sfida di 15 giorni prima. Si sogna in grande, ma manca il mordente in contropiede contro un avversario che non crea apprensioni anche per l'ottimo lavoro difensivo. Al quarto d'ora, importante occasione per stendere la partita. Leanza avvia una collaborazione con Cangeri sulla tre quarti. Dentro per Sinatra che non sgancia la bomba in porta e Alecci ringrazia. Il minimo vantaggio non fa dormire sonni tranquilli ai rossi di casa. Dall'altra parte i blucerchiati iniziano ad uscire allo scoperto e lo fanno con Scola. Brividi dalle parti di Zammataro che poco dopo fa il miracolo su Barbagallo in uscita. È il momento più difficile della Meridiana Etna Socer, mentre Montagna continua a minacciare la porta dei padroni di casa. È un quarto d'ora di assestamento prima di riprendere in mano la partita e non lasciare più iniziativa agli avversari. Ci provano Cangeri su punizione, poi Sinatra, palloni alti, ma chiari segnali di rottura del trend visto qualche minuto prima. Attenzione all'occasione più ghiotta di tutta la partita e decisiva per quel che accadrà da lì a poco. Anastasio largo su Nicolosi da destra, dentro sul secondo palo, dove né il neoentrato Platania né Sinatra la spingono nel sacco. E nel rammarico generale sul cielo blu del Seminara legge l'intramontabile legge del calcio. Non un gol beffa tuttavia, ma una prodezza di spessore. E questa perla all'incrocio di Scola che al minuto 20 rimette tutto in parità e fa esultare la cantera. 1-1 e bilancia delle occasioni che distribuisce il peso in maniera equa. Prima da un corner, Sinatra si presenta con le volveri bagnate da 0 metri e fallisce il bonus dei 3 punti. Poi Barbagallo imita il collega del reparto opposto, sfiorando il gran colpo della domenica. Due episodi in un finale di gara che fanno calare il sipario. Sul match della giornata 3 non si andrà da lì fino alla 45esima, oltre questo destro telefonato di Sinatra sul portiere avversario. E allora 1-1 finale tra Meridiana, Etna Socer e Cantera. Sabato a Grevina, trasferta sul campo dell'Elefantino per una Meridiana Etna Socer che sale a quota 4 punti con la consapevolezza di aver creato tanto, ma aver raccolto poco. La mia squadra ha giocato come voleva il mister, potevamo vincere, la potevamo chiudere al primo tempo, abbiamo sbagliato noi e non abbiamo fatto in tempo a chiudere, ci hanno rimontato e non abbiamo avuto la forza sia psicologicamente che nelle gambe per recuperare la partita. E sì, ci siamo mangiati un gol, ma può capitare, poi siamo stati, non abbiamo saputo difendere la ripartenza, abbiamo subito il gol dell'1-1 che ci ha condizionato il pareggio nella partita. È finita così, è stata una bella partita, mi sono divertito. Complimenti pure agli avversari e spero che andremo meglio nel campionato.